con i fetici ottenuti dalla mutilazione dei cadaveri, celebrava i propri spaventosi riti. È questa la verità su una delle più lunghe e sconvolgenti vicende di cronaca nera della storia italiana, la vicenda del mostro di Firenze. Quattro persone al centro dell'ultimo capitolo dell'inchiesta, un ex titolare di una farmacia a San Casciano, un dermatologo, altri due professionisti. Vediamo subito le reazioni a San Casciano e poi ne parleremo con l'uomo che ha dedicato gran parte della sua vita professionale alla caccia al mostro di Firenze. C'è il dottore. Non ha da rilasciare nessuna dichiarazione. Ringrazio. Ci conferma questa perquisizione? Non conferma assolutamente niente e non dico niente. Grazie. Il dottor Francesco Calamandrei vive in questo appartamento al primo piano, proprio sopra la farmacia che ha ceduto 5 anni fa, dopo essersi ritirato dalla professione. Gli contestano capi di imputazione piuttosto pesanti, dall'associazione a delinquere, l'omicidio, altre aggravanti. Il suo avvocato stamani è venuto a trovarlo, proclama la sua innocenza. Scioccato, sorpreso, non si sarebbe mai aspettato una cosa di questo genere, perché è assolutamente estraneo ad ogni e qualsiasi circostanza di questa vicenda. Quali sono i capi d'accusa? Come naturalmente mandante degli omicidi del cosiddetto mostro di Firenze. Ecco perché dico e ripeto che, conoscendolo e a maggior ragione dopo anche averci parlato, è una cosa fuori del mondo. Il secondo nome ci porta in una delle zone residenziali più prestigiose di Firenze, il Viale del Poggio Imperiale. Qui vive il professor Achille Sertoli, medico in pensione, che a metà degli anni 80 aveva l'ambulatorio vicino alla farmacia di San Casciano Val di Pesa. Vadano avanti, e trovano la fine. Oh, e ho 93 anni. Ma non lo ingannava, quello mi fa schifo a me. Può sapere il mio parere? Eccolo. San Casciano è un po' il paese dei compagni di merende, dei vecchi amici di Pietro Pacciani, da Mario Vanni, che sta scontando gli arresti domiciliari, la condanna definitiva all'ergastolo, e di Giancarlo Lotti, il pentito, morto in carcere. Da quella sentenza definitiva è partita questa terza inchiesta, che sta cercando i mandanti dei delitti. Una tesi, quella del doppio livello, apparentemente in contraddizione con la tesi originaria della prima inchiesta di giusto 10 anni fa, quando si sosteneva che solo Pietro Pacciani era l'assassino delle coppie dei fidanzati. Vista la fine di Pacciani, visto il momento in cui lui aveva intenzione forse di dire qualcosa, da quello che ho potuto capire, ma forse anche di più che in questo momento io non voglio dire, Pacciani per me è finito male, cioè è finito come fanno alcuni, con un tappo in bocca. Buonasera, Michele Giuttari, ex capo della squadra mobile di Firenze e da qualche tempo coordinatore della speciale task force antimostro, possiamo definirla così. Buonasera. Buonasera, buonasera. Senta, quella del cosiddetto secondo livello, dell'esistenza di uno o più mandanti dietro gli esecutori, è un po' sempre stata, no, la sua convinzione. Già 3 anni fa lei mi pare si disse convinto, certo, del movente esoterico. Oggi si può dire che siamo più vicini alla realtà, alla verità? No, voglio fare una precisazione, non è stata da sempre una mia convinzione. Questo è il secondo livello, un'emergenza dibattimentale che è venuta fuori nel corso del processo che ha portato alla condanna ormai definitiva di Vanni Mario e di Lotti Giancarlo. Leggendo quella sentenza di condanna,